Francesca ha lanciato un sasso insieme con me, insieme ad altre amministrazioni, insieme ad altri enti, un sasso in uno stagno, e i cerchi continuano a allargarsi. Di questo noi naturalmente siamo molto contenti e speriamo che si allarghino sempre di più. Voglio ringraziarvi per la vostra presenza, perché voi siete la forza di questo festival. Voi che venite sempre qui, che ci seguite e che ci date conforto. Guardate che il cammino è stato lungo, qualche volta faticoso. Io voglio ringraziare Francesca, il professor Natoli, che c'è sempre, e tutti gli altri filosofi che comunque sono presenti e ci dicono delle parole che ci rinfrancano sempre. Voglio ringraziare la signora Antonia perché ci ospita sempre, e noi siamo contenti di essere qui, perché ho fatto una riflessione questa sera. Ho detto, siamo in una cascina, in un'aia, e nell'aia era come un agorà una volta. In effetti ci si trovava, si parlava del più del meno, ci si raccontava anche delle cose della vita, i vecchi davano i loro consigli ai più giovani. Era un rapporto che non so se esiste ancora, oppure esiste e noi non ce ne accorgiamo. Questa sera voglio salutarvi con una frase che mi è piaciuta tanto, visto il tema. Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e la potrai indossare come un manto stupendo. Questo serve per tutti noi, specialmente per gli amministratori, devo dire, in questo periodo, che devono sempre tendere a una giustizia di tutti i tipi. Non importa quello in cui crediamo, importa questa tensione che deve esserci sempre. Grazie a tutti e buon ascolto. Ho deciso di salutarvi così. Mi sembra doveroso perché la sento molto questa serata, sento molto questo incontro che è la serata natoliana Villa Chiara o Villa Clarense di Natoli. Sento molto questa doppia ospitalità in quella che è anche la sede di questa realtà che è diventata quest'anno fondazione. Si sente e si viene percorsi da un brivido particolare quando ci si incontra, ed è meraviglioso e non è retorica. Ha perfettamente ragione l'assessore che ha parlato poco fa quando ha sostenuto che è vero che queste aie una volta, anni fa, si popolavano di gente che aveva anche fame di giustizia, di gente che si incontrava, e dietro quel pilastro c'è una piccola Madonnina. La tradizione dice e vuole che le donne di questa cascina deponessero le richieste di grazie, le richieste di aiuto. Tradizione popolare, ma vox populi, vox dei a volte. Bene, io ringrazio a mia volta l'amministrazione comunale di Villa Chiara, sono commossa per il meraviglioso omaggio floreale, ma sono soprattutto commossa e incoraggiata dalle parole che hanno pronunciato l'assessore e hanno pronunciato il sindaco Riccardi. Il coraggio, e se vogliamo subito entrare in tema, visto che il professor Natoli è cittadino e anche cittadino onorario di Villa Chiara, la perseveranza. Io credo che se siamo giunti, pur con le difficoltà che non sono mancate, alla decima edizione di questo festival, è perché ci abbiamo creduto fino in fondo, è perché abbiamo lanciato il cuore al di là dell'ostacolo, è perché abbiamo ritenuto, qua ci troviamo in aperta campagna, ci troviamo più che mai nell'arco del festival, mai come stasera, a contatto con la natura, a restituire, io credo, quanto questa natura, la fecondità di queste terre nel corso del tempo ha dato a noi, e quanto noi in un certo senso dobbiamo siamo chiamati a ricambiare, così come siamo chiamati a ricambiare tutto questo alla nostra popolazione, alla popolazione della bassa, alla popolazione della provincia. Questo festival trova senza dubbio la sua forza nel ribaltamento della centralità dal capoluogo, dalla città alla provincia. Io credo che
i nostri concittadini ne avessero davvero bisogno. Si deve andare avanti così. Ringrazio i numerosi ospiti, amici, autorità, sindaci, assessori, la consigliera di parità, la dottoressa Anna Maria Gandolfi. Ringrazio davvero tutti per questa presenza che vuole dire qualcosa. È un non detto che in realtà parla molto e ci incoraggia a sua volta nel proseguire su questa linea. Bene, sarò molto breve. Ci troviamo ormai al rush finale di questa decima edizione del Festival. Come sapete, il tema scelto quest'anno è pane quotidiano per tutta l'umanità. Ci sono stati dei fili rossi che hanno, come dire, percorso le varie lezioni magistrali, dal grande tema della disuguaglianza a quello di un ritorno alla frugalità, di un ritorno a quella frase che ha pronunciato in piazza Orzinuovi Enzo Bianchi: il pane di ieri è buono anche per domani. E poi la scomparsa del simbolico, la messa in pericolo della relazione. Ecco, se posso dire così, forse con molta umiltà, questo festival sta diventando un laboratorio del dialogo, un laboratorio della relazione, o comunque quello in cui noi crediamo fortemente e vogliamo che sia più che mai e che sarà più che mai così. Questa sera il professor Natoli si è calato senza dubbio in maniera eccellente nel tema scelto quest'anno e ci parlerà di fame di giustizia, un argomento che è stato richiamato più volte ma mai trattato da nessuno nella sua interezza come il professore questa sera farà. Riconoscere la fame dell'altro perché incontro a Dio, che è l'alterità massima, dice Levinas, non si va mai a mani vuote. E sono certa che il professor Natoli non esiterà a richiamare le beatitudini, che proprio chiamano e definiscono beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Inutile presentare colui che non ha bisogno di presentazioni, ma è un mio dovere. Professor Natoli, già ordinario di filosofia teoretica all'Università degli Studi Milano Bicocca, è un conferenziere ormai di fama internazionale, è ormai definito il filosofo dello stare al mondo. Tutti ricordano e conoscono ad esempio la sua trilogia Stare al mondo, buon uso del mondo, crollo del mondo, buon uso del mondo. Questa è la cronologia, professore, se non erro, appunto attorno al mondo, ma sono stati numerosissimi i libri scritti da Salvatore Natoli sul dolore, sulla felicità, su quel dizionario dei vizi e delle virtù che nessuno di noi dovrebbe smettere di rileggere. La filosofia di Natoli, che affronta in maniera molto netta il concetto e la nozione di soggettività, ha questo richiamo importantissimo, questa riattualizzazione, come nessun altro ha saputo fare, del ruolo giocato dalle virtù per divenire, come dice il professore, più o meno cito testualmente, signori di se stessi, padroni di se stessi. Ricordo tra gli altri libri L'edificazione di sé, un libro che sta andando molto bene, Antropologia politica degli italiani, Perseveranza, il linguaggio della verità, logica ed ermeneutica. Troverete anche Perseveranza, fedeli alla meta, che è il testo che lo scorso anno il professore ha tenuto nell'ambito della nona edizione del Festival. Bene, io ho finito, ringrazio tutti, vi auguro un buon ascolto e cedo immediatamente la parola al nostro protagonista, che è il professor Natoli. Grazie. Ringrazio per l'invito, per la presentazione come sempre generosa di Francesca, e partecipo e mi congratulo per il festeggiamento di questo decennale e mi auguro che
possa ulteriormente crescere, sine die. Sine die. Quindi congratulazioni per il già fatto e auguri per il molto che resta da fare. Dunque, diciamo che Expo è stata una occasione per richiamare un problema: la salvaguardia della terra e il buon uso del mondo. Stranamente, e mi congratulo con me stesso, in tempi non sospetti avevo intitolato il mio libro Il buon uso del mondo, prima ancora che Expo accadesse. E quindi questa manifestazione ha dato occasione alle manifestazioni più disparate. Ora, Expo è quello che è un'esposizione, e evidentemente problemi di questa dimensione non possono essere risolti da una fiera. E come tutte le fiere, c'è una componente di happening, di intrattenimento, di divertimento. Anzi, si punta a questo. Si è speso per guadagnare. Ma accanto a questo è l'occasione per proporre un problema. E quindi probabilmente neanche a Francesca sarebbe venuto in mente di affrontare questo tema se non ci fosse stata Expo. Esiste un'eterogenesi dei fini, Si fa una manifestazione per guadagnare e ci sono occasioni per pensare gratis. Ecco, quindi esiste questa cosa. E quindi dentro questo contesto il problema del cibo è il problema della fame. Cibo vuol dire un cibo che c'è, una mensa preparata, ma vuol dire anche un cibo che manca. E sappiamo bene che in larga parte del mondo il cibo e la mancanza di cibo può avere un significato materiale, cioè proprio c'è la fame vera, c'è la denutrizione. Ma ci sono altre dimensioni connesse a questa denutrizione, a questa fame. Perché c'è questa fame? E c'è qualcuno che ha sottratto qualcosa a un altro? C'è una situazione, una condizione dove abbiamo un eccesso e uno scarto? E una condizione invece dove non ci sono le condizioni di sussistenza. Perché questo squilibrio? Ci sono stati i tempi della fame. E i tempi della fame erano connessi in generale ai fenomeni climatici, alle buone e alle cattive annate. Ma già all'epoca l'uomo, per proteggersi, accumulava riserve per non restare affamato. Però erano i tempi della fame. Chi è di tradizione cattolica e più anziani, nelle Litanie dei Santi, una delle espressioni di quella litania e a peste, fame et bello libera nos domine. Liberci dalla malattia, dalla fame e dalla guerra. E se questi pregavano così, è da supporre che guerra, malattia e fame fossero abbastanza frequenti. Lascio da parte per il momento la guerra, che è molto frequente. Oggi noi abbiamo focolai di guerra nel mondo da tutte le parti, siamo tutt'altro che pacifici, siamo molto a rischio e ci sono dei luoghi dove non sono a rischio, ma dove la guerra si consuma,
gli slavici non uccidono gli europei, anche se legittimamente si fanno delle grandi manifestazioni. Gli islamici si massacrano tra di loro. E se alcuni giornalisti fanno cartello, e giustamente, occasione per una rivendicazione della bellezza della libertà, beh, quelli che si ammazzano tra loro sono senza nome e ne vogliono molti di più. Sono gli sciiti che ammazzano i sunniti, sono quelli che fanno gli attentati nei loro posti, nelle loro case, con i loro figli. Ma lasciamo da parte la guerra. E vediamo il suo collaterale. Beh, la guerra è connessa alla fame. Perché la guerra crea fame, ma la fame crea guerra. E questo evidentemente perché c'è un qualcosa di diseguale. C'è chi guadagna troppo e chi perde. E chi perde si trova nella situazione di perire, nella maggior parte dei casi questo accade, ma si trova anche nella condizione che, visto che non ha più nulla da perdere, non custodisce neanche la sua vita e la usa come arma per uccidere. Perché quella vita può essere ben perduta, e visto che la devo perdere lo stesso, la uso come arma contro qualcuno. Capite che la situazione non è idilliaca, e la fiera ha perso il suo colore, se uno la pensa in questi termini. Ma la filosofia è fatta per turbare, per inquietare. Perché se la filosofia non fa questo, non fa il suo mestiere. Capita che la si usi come consolazione, ma quando la si usa come consolazione è un surrogato. Allora, fame di giustizia, quello che io ho brevemente detto, fa capire il titolo. Fame di giustizia, perché l'ingiustizia genera fame. E la fame cerca giustizia. L'espressione, come è noto, viene dal Vangelo. È un termine che appare nel Vangelo. Ma non solo. Questo termine precede il Vangelo, lo troviamo già nel Vecchio Testamento, come molte espressioni del Vangelo le troviamo già nel Vecchio Testamento. Gli ebrei giustamente direbbero non il Vecchio Testamento, ma il Primo Testamento. E troviamo questa espressione, che poi entra direttamente nel Vangelo, e in particolare nel Vangelo di Matteo, notate questa cosa. Per esempio in Luca non c'è. Isaia 51:1, ascoltatemi voi che siete in cerca di giustizia. E continua, ascoltatemi attenti, o popoli, nazioni, porgetemi l'orecchio, poiché da me uscirà la legge, il mio diritto sarà la luce dei popoli. Cercare giustizia vuol dire trovare la legge. Nazioni, da me uscirà la legge che sarà la luce dei popoli. E qui già c'è una prima associazione che svilupperò nel mio ragionamento tra giustizia e legge. Cioè la giustizia trova la sua dimensione concreta nella legge. Ma
la legge in questo caso non deve essere concepita solo come norma in astratto, ma come il dispositivo di relazione tra gli uomini. La legge è il dispositivo di relazione tra gli uomini. E che l'insieme di regole che permette agli uomini di stare insieme senza nuocersi gli uni gli altri. Perché soltanto sotto un'unica legge si è uguali. E se non c'è un'unica legge, e ognuno se la fa per suo conto, c'è la diseguaglianza, la guerra e l'ingiustizia. Quindi la legge deve essere intesa non tanto in questo, in prima battuta, come un insieme normativo, e anche quello, ma come un dispositivo relazionale. Detto in termini più precisi, la legge è la modalità di rendersi reciprocamente giustizia, cioè è la modalità di non fregarsi gli uni con gli altri. L'illegale prende e toglie, prende perché si accaparra ciò che non gli spetta, ma accaparrandosi di ciò che non gli spetta, toglie. E qui già Aristotele magnificamente diceva: la giustizia è il giusto mezzo tra il più e il meno. E quindi la giustizia deve mettere in pari, dare a chi è di più. Si potrebbe dire togliere, dare a chi ha di meno, si potrebbe dire togliere a chi ha di più, ma si potrebbe dire meglio, non tanto togliere a chi ha di più, ma portare chi ha di meno al livello di chi ha di più. Perché togliere a chi ha di più dà un'idea punitiva e sottrattiva e vendicativa. Non si tratta di togliere a chi ha di più, ma si tratta di portare all'altezza di chi ha di più di chi ha di meno. Solo in una condizione si può togliere a chi ha di più: quando chi ha di più non per suo merito, ma perché ha usurpato il diritto altrui, cioè il ladro. Ladro di denaro, ma ladro di vite. Ladro di vite. Ecco perché Isaia dice: la mia salvezza durerà sempre e la mia giustizia non sarà annientata. Ma c'è un altro passo biblico interessante dove appare la parola fame, e appare con una curvatura particolare. Ed è Amos che dice: ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui manderò la fame nel paese. Ma non fame di pane, né sete d'acqua, ma ad ascoltare la parola del Signore. Non manderò fame di pane, fame di ascoltare la parola del Signore. Ed è interessante come segue: allora andranno errando da un mare all'altro e si volgeranno da settentrione a oriente per cercare la parola di Dio, ma non la troveranno.
Ecco, cos'è interessante qui? Fame della parola di Dio, fame di legge, gli darò questa fame. Perché? Perché la fame di pane, la fame che non soddisfa il bisogno, è il frutto di un'erranza, cioè di una mancanza di legge. E non avendo la legge, questa loro fame rimane insaziata, si perdono. Gli darò questa fame per fare rendere chiara l'idea che perdendo la parola di Dio, perdendo la legge, ci sarà l'ingiustizia tra gli uomini e ci sarà anche la fame reale come penuria. Perché? Perché si perderà l'orientamento nel mondo, si perderà l'orientamento nella rispettiva reciprocità. Dicevo prima che la legge è un dispositivo di giustizia, rendere giustizia, ricevere giustizia. Beh, io darò questa fame, farò sentire la penuria di legge. Perché? Perché hanno perso la strada. E quindi non hanno bisogno di fame di pane, hanno bisogno di fame di giustizia. E se ritroveranno la legge, avranno anche il pane. Nei nostri linguaggi possiamo dire: non distruggeranno la natura, non sfrutteranno la vita degli altri. Ora, questo dice la Bibbia, Vecchio Testamento, e trovate le parole fame e sete. Ma io proseguo in questa meditazione, arretrando. Sarà nella seconda parte che farò riferimento alla nostra contemporaneità. Già là in parte l'ho fatto in apertura, ci tornerò alla fine, ma mi interessa arretrare. E dico meditazione, perché mi interessa arretrare? Perché ci sono idee, pensieri, concetti che gli uomini conoscono da tempo immemorabile. Li conoscono, sanno cosa vuol dire giustizia. E io pongo alla vostra riflessione, alla mia, perché cose così evidenti da sempre, lungi da realizzare giustizia, ancora la violano? Come è possibile cose note da secoli, evidenti da secoli, gli uomini a tutt'oggi non li praticano, sapendo cosa sono e sapendo anche i danni che conseguono qualora queste idee non sono realizzate nella vita? Perché, pur sapendo cos'è la giustizia da sempre, gli uomini continuano imperterriti a praticare l'ingiustizia? La finiranno una qualche volta? O non ce la faranno mai? È una questione importante per la nostra vita, per la nostra comunità, per gli uomini che verranno. Dico di più, basterà la nostra bontà, ammesso che riusciamo ad essere buoni, a immunizzare quelli che verranno dall'ingiustizia? E in questa interrogazione, qual è il nostro compito? Ma sono cose che si sanno da sempre.
La giustizia è un concetto centrale della organizzazione della società e del funzionamento della politica e del compito del potere. Ho introdotto tre temi: giustizia, società, politica, potere. Società, politica e potere sono strettamente vincolati all'idea di giustizia. E se non sono vincolate all'idea di giustizia, la società si trasforma in conflitto, la politica in conquista, il potere in arbitrio. Devono coesistere. E in tutte le culture antiche c'era questo stretto legame tra società, politica, potere e giustizia, una circolarità. Per la vostra curiosità, senza entrare nel dettaglio, la parola giustizia, connessa a società, politica e potere, la troviamo nell'antico Egitto con la parola Maat. La troviamo nella società vetica con la parola Rta. Nel post-vedico con la parola Dharma. Il Dharma, che si interessa di cose orientali, buddiste. Tao in Cina. Ascia nel persiano antico, Kittu e Mesharu in accadico, Sedek Sedegua in ebraico, Dike Temis in greco. Si sa da troppo tempo cos'è giustizia. Allora era disattesa. Oggi lo è ancora. Non è disattesa perché non si sa cos'è. Non ne siamo all'altezza. Nei primi cinque termini che ho indicato, quindi lasciando da parte i termini ebraici, siete qua, e greci dike, giustizia non vuol dire soltanto società, politica, potere, ma vuol dire l'ordine del mondo, cioè ha un significato cosmico. E qui si introduce un'altra idea costitutiva della giustizia: la giustizia mantiene l'ordine, rende regolare la vita. La giustizia, se praticata, rende gli uomini tranquilli, perché c'è la regolarità dell'ordine. Tanto è vero che, per un lato, l'ordine del mondo e il ritmo cosmico, e gli uomini dovrebbero sulla terra avere la stessa regolarità dei cieli. Tanto che nel mondo egizio la struttura cosmica e sociale è trinitaria. Non è la Trinità cristiana, ma è trinitaria. Perché il faraone
deve fare in modo che sulla terra, e quindi siamo nell'ordine e nella politica, si produca la stessa giustizia che c'è nel cielo, lo stesso ordine che c'è nel cielo. E allora Mahat, la giustizia, è il termine medio per cui il faraone somiglia a Dio, ma il faraone somiglia a Dio in ragione di questo termine medio che è la Mahat, la giustizia, cioè è solo la giustizia che lo rende simile a Dio e quindi lo rende rappresentante di Dio sulla terra solo perché regge sulla terra la continuità dell'ordine che c'è nei cieli. E questo lo si trova chiaramente nei testi antichi. Il Dio creatore giustifica la sua creazione. E c'è un testo in cui, per placare lo sdegno dell'equipaggio di una imbarcazione, un antico testo egizio, dice: io ho creato i quattro venti perché ciascuno possa respirare nel suo tempo. Io ho creato la grande corrente perché il povero possa disporre come il ricco. Io ho creato ognuno uguale al suo prossimo e ho vietato loro che facciano ingiustizia. Però già il saggio egiziano diceva: però i loro cuori si sono opposti al mio ordine. Allora, come adesso. Questo che si sa non si mette in opera. E poco importa in questo caso ritenere che ci sia un ordine sovrano. Basta vedere il disordine che c'è sulla terra quando la giustizia non c'è. Questa dimensione della giustizia trova una sua formulazione nell'Occidente, in Aristotele, a partire da lì giunge anche per molti versi alla modernità, in taluni casi anche in alcune correnti del pensiero contemporaneo. Aristotele definisce la giustizia la virtù perfetta. E perché la virtù perfetta? Per due ragioni. Perché consiste nell'attuazione della virtù nella sua completezza. E in secondo luogo, perché chi la possiede può esercitare la virtù nei confronti degli altri e non solo verso se stesso. Pros eteron, la virtù perfetta perché la si realizza nei confronti degli altri. Ora non entro nel dettaglio, qualsiasi virtù è relazionale. Perché l'uomo non è mai solo, quindi qualsiasi virtù è relazionale. Ma nel caso della giustizia è esplicitamente relazionale, cioè nelle altre virtù è indirettamente relazionale.
nella giustizia è direttamente relazionale, cioè gli altri sono coinvolti direttamente nella nostra azione. Visto che parliamo di fame, la gola è un vizio individuale. E come vizio disturba la relazione con sé, perché stai male, ma disturba anche la relazione con gli altri. Nel senso che se tu non stai bene, non sei nelle condizioni di avere un giusto rapporto di ascolto con gli altri. Riduci la tua sensibilità. Se ti ubriachi, ti ottundi. Ecco, quindi indirettamente c'è un rapporto con gli altri. Tu ti impedisci di averlo, ma impedisci anche agli altri di averlo con te qualora lo volessero avere. Lascia stare quell'ubriacone. O se uno è buono, cerchiamo di fare in modo che smetta da bere. Oppure se è lì per terra ubriaco, lo sorreggi. In ogni caso il rapporto è alterato, ma indirettamente. Ma se tu fai ingiustizia nel senso che ledi la vita di un altro, nel senso che gli sottrai un bene, te lo colpisci nel fisico, che non gli dai il giusto reddito da lavoro? Allora in questo caso la relazione è diretta. E da questo punto di vista la giustizia è sovrana, perché deve regolare secondo il più e il meno tutti i rapporti della società. E quindi è per definizione una virtù sociale. E come dicevo agli inizi, è di necessità una virtù politica. Perché tocca fondamentalmente alla politica produrre le giuste proporzioni tra l'eguale e il diseguale. Per la preservazione della pace. Dove preservazione della pace vuol dire non solo cessazione della guerra e quindi della dinamica distruttiva, ma pace vuol dire tutto quello che puoi fare in una situazione di pace, il modo in cui puoi crescere, svilupparti, realizzare le tue possibilità al massimo. Non entro nel dettaglio, ma concludo con quello che Aristotele diceva a proposito della giustizia. La giustizia sembra essere l'unica virtù che costituisce un bene anche per gli altri. Infatti il giusto compie azioni utili ad un altro individuo, sia esso uno che detiene il potere o un qualsiasi membro della comunità. Quindi giustizia verticale e giustizia orizzontale. Ma la giustizia verticale si legittima solo in quanto produce giustizia orizzontale. Perché se non produce giustizia orizzontale, perde la sua legittimità. Allora capite bene che c'è un nesso stretto tra giustizia e uguaglianza. La giustizia fa eguaglianza. E c'è l'antico, antichissimo proverbio egiziano: uno vive se l'altro lo guida. E un grande egittologo commenta questo riportandolo ai movimenti socialisti moderni pre-marxisti. Il panciotto dei Saint-Simoniani, Saint-Simon,
era un panciotto abbottonato sulla schiena. E questo rimandava all'idea che colui che l'indossa dipende necessariamente dagli altri che glielo abbottonano. Era un'ideologia della dipendenza. Uno vive se l'altro lo guida. E quindi è chiaro che la giustizia deve produrre necessariamente uguaglianza. E qui un altro dilemma. Vado per dilemmi. Come si può fare uguaglianza tra disuguali? Gli uomini sono diseguali per forza, per doti, ma già l'antico Egitto diceva che il compito dell'imperatore, del re, del faraone, era quello di aiutare il debole. La ragione del potere era aiutare il debole. Questa era la dottrina, diciamo, di queste società orientali antiche. Anzi, c'è da sviluppare una considerazione all'atere che riprenderò alla fine, che nel mondo orientale la idea della giustizia era connessa ad altro. La grazia, la misericordia sospende la legge secondo la misura dell'ordine, perché l'unico modo per instaurare l'ordine è mettere l'altro nella condizione di divenire ordinato. E quindi già nel mondo egiziano la logica della giustizia non era una giustizia punitiva, vendicativa, era una giustizia misericorde, perché le ragioni del potere sono tutelare il debole. E quindi non punirlo per la sua debolezza, ma aiutarlo a divenire forte. Non a caso nel mondo antico il potere era legato alla salvezza, e anche nel mondo giudaico. Il potere salva. La giustizia di Dio non è una giustizia che punisce, ma è una giustizia che salva. E questo nella Bibbia in modo particolare, ma già gli egiziani ce l'avevano questa idea. Perché la giustizia salva? Perché si fa carico della debolezza degli altri e difende il debole. E qui si sviluppa una drammatica oscillazione, e la politica, il potere deve tenere questo in retto conto, ma non è facile, perché ognuno di noi è in qualche modo vittima e oppressore. Quante volte noi legittimiamo una nostra cattiva azione perché riteniamo di dover essere risarciti di qualcosa che ci è stato tolto? Quindi legittimiamo il nostro delitto. E molte volte lo legittimiamo non per una finzione, ma perché davvero qualcosa ci è stato tolto. O se non ci è stato tolto, non lo abbiamo avuto e vediamo che altri ce l'hanno e ci domandiamo perché lui sì ed io no. E quindi questo ci rende vittime per posizione. Qua
quanto in chi non ha ricevuto amore e non ha trovato amore diventa quasi un diritto prenderlo a forza. Cosa sappiamo noi delle dinamiche dell'anima? Ecco perché è un mestiere che io non avrei mai voluto fare, quello di giudicare. Quelli che lo fanno sono all'altezza di quello che fanno? Ma nel mondo egiziano e giudaico, giudicare voleva dire salvare. Sospendere il diritto, ma non per negare il diritto, per permettere che si riformi, prendendo come dato che se l'errore c'è stato, non può essere cancellato. E non può essere dato in eredità, soprattutto a chi quell'errore non l'ha commesso. Non voglio entrare nel dettaglio, ma è questa una ragione per cui abbiamo tenuto dentro la Grecia. Anche se non pagherà. Perché non bisogna, non si può far pagare a chi non ha beneficiato l'errore di chi ha beneficiato. Però bisogna chiedere di portarsi all'altezza del diritto. Giustificare vuol dire comprendere le ragioni dell'altro, non vuol dire giustificare il suo delitto. Giustificare non vuol dire condonare. Ecco perché nella tradizione biblica la condizione del perdono è il pentimento. Se Dio perdona ma il soggetto perdonato non si converte, il perdono di Dio fallisce. Perché il perdono è metterti nelle condizioni di cambiare mente, metanoia. Ma se tu non operi in te questa trasformazione al cui il perdono ti avvia, perché il perdono non ti lega al passato, il perdono ti scioglie dal passato. Ma non c'è molto da dire, basta leggere il Vangelo e capirlo. Quando Gesù scioglie dal male, dalla miseria, quando guarisce, dice due cose: la tua fede ti ha salvato, hai creduto in me, mi hai preso sul serio, ma ancor più dice: va e non peccare più. Neanche il perdono di Dio può giungere ad efficacia. Il perdono di Dio fallisce se l'uomo, a partire da quel perdono, non cambia. Quindi la dimensione della giustizia non è la giustizia che punisce, ma è la giustizia che salva. E qui abbiamo un legame molto stretto tra giustizia e trasgressione.
Ora, data questa relazione tra giustizia e uguaglianza, giustizia e cambiamento, veniamo a un altro paradosso, a un altro dilemma. Se giustizia è uguaglianza, che rapporto c'è tra la giustizia e la ricchezza? Se la giustizia riguarda il giusto mezzo tra il più e il meno, se deve rendere uguale il diseguale o quantomeno approssimarlo, come la mettiamo con la ricchezza? E anche qui vale la pena una riflessione. La ricchezza è un male? Se così fosse, nella tavola dei vizi doveva apparire la ricchezza come vizio. Ma la ricchezza non appare come vizio. Il vizio è l'avarizia. Perché la miseria non può produrre giustizia. Anzi, la miseria abbrutisce, inselvatichisce. Si è ladri per fame. Una società della penuria è una società in cui non si spezza il pane. C'è quella bella pagina di Sommersi e Salvati, quando Primo Levi racconta di avere trovato un tubo, lui era un chimico, in cui c'era dentro dell'acqua, e si è guardato attorno per vedere se ci fosse qualcuno e beve quell'acqua, ma poi si accorse che qualcuno lo aveva visto. E lo prese un tremendo senso di colpa. Ma come poteva spartire l'acqua? Quindi la ricchezza non è un male. Negli Atti degli Apostoli c'è un passo molto bello dove si legge che nelle prime comunità cristiane nessuno tra loro era indigente. E questa espressione la si legge nello stesso passaggio in cui Pietro fulmina Anania, che avendo venduto un terreno dà parte alla comunità e parte lo tiene per sé. Ma è fulminato non perché ha venduto il terreno, e probabilmente neanche perché l'ha tenuto per sé, ma perché l'ha sottratto alla comunità, ha mentito alla comunità, si è appropriato. Allora è chiaro che non ci può essere realizzazione delle proprie qualità, della propria intelligenza, delle proprie energie, se non c'è ricchezza. E la realizzazione delle proprie qualità, della propria intelligenza, della propria generia, genera ancora ricchezza e innalza il livello medio del benessere. Quando la ricchezza diventa negativa? Quando diventa spreco?
quando diventa un di più, ecco la giustizia sul più e il meno, è un di più che non è necessario alla nostra vita. Non è necessario ai nostri bisogni, li artificializza, spreco e crea scarto. E quindi da un lato impoveriamo la natura e dall'altro la danneggiamo perché non sappiamo dove mettere gli scarti che abbiamo prodotto. Ma questa non è la ricchezza. Questo è il vizio, è il di più, è il non necessario, è l'arbitrario. E nell'assetto del mondo noi non possiamo pensare di togliere la fame del mondo distribuendo il nostro scarto. Intanto perché è tecnicamente impossibile. Il nostro over non lo possiamo distribuire. È già un problema andare a prendere gli scarti dei supermercati per utilizzarli all'ultimo minuto e distribuirli. Ma non possiamo mandare gli scarti d'Occidente laddove c'è la fame. Bisogna fare in modo che loro divengano ricchi e quindi fare in modo che il di più che noi abbiamo non sia data a loro in forma di beni, ma in forma di opportunità perché possano crescere. Amartya Sen, che aveva lavorato molto sul mondo indiano, smettiamola di aiutare gli indiani con gli aiuti alimentari, eccetera. O anche con gli aiuti economici così. Anche perché spesse volte in questo tipo di operazioni quello che si dà, ammesso che lo si dia, resta fermo in molte mani prima di arrivare a destinazione. E quindi non solo non arriva o ne arriva poco, ma permette l'arricchimento della intermediazione. Bisogna andare direttamente lì e fare crescere quella società individuando la sua peculiarità. È quello che deve fare un insegnante o un genitore col figlio. Non può sapere tutto, deve essere informato in tutto, ma bisogna fare in modo che si avvii in quel sapere, in quella conoscenza dove è meglio portato. Spesse volte mi chiedono: ma mio figlio vuol fare filosofia? Farà. Io ho detto: se vuol fare filosofia in senso vago, beh, gli faccia fare qualsiasi altro mestiere, perché se lo fa vago, ma se la ama sul serio, gliela faccia fare, perché poi anche se non farà filosofia, se l'ha amata davvero, avrà scoperto una sua capacità e se la giocherà anche in altri campi. Ma se fa una cosa per forza e non scopre la sua capacità, anche se in astratto gli avrebbe dato una buona professione, di fatto lo renderà scontento. Bisogna. Allora quello che si fa, l'insegnante deve individuare la qualità del ragazzo. Quindi prenderà 6 in matematica, ma prende 8 in italiano, o il contrario. Allora puntiamo su quello, no? Non tralasciando il resto, ma trovando. Ecco, allora, quando si parla di un popolo,
Bisogna individuare le dimensioni territoriali, le ricchezze che loro hanno, le qualità e la cultura di quella popolazione. Oggi il digitale ha avuto un grande successo in India perché è una civiltà da antica data antropologicamente predisposta per la matematica. Molti anni fa le università americane si trovarono in grandi difficoltà perché gli indiani e gli orientali vincevano le borse di studio nelle facoltà scientifiche di ingegneria. Vuoi per la mentalità, vuoi per l'educazione confuciana, che non vuol dire battere le dita, ma avere un metodo che ti valorizza. Noi molte volte abbiamo una scuola dispersiva. Allora, si disperdono fino a 18 anni ed è già un problema molto serio recuperarli entro i 24. E questo vale per le nazioni, quindi distribuire la ricchezza vuol dire creare opportunità, investimenti in base a cui questi soggetti crescano da sé. Quindi la ricchezza non è un male, è un bene, deve essere distribuita a vantaggio di tutti, ma deve essere distribuita a vantaggio di tutti a una condizione, che sia prodotta, perché se non è prodotta come viene distribuita? E questo vale anche per le banche, si parla tanto male delle banche e ci sono buone ragioni di parlare male delle banche, ma le banche le hanno inventate i francescani. Addirittura le hanno inventate per impedire l'usura e dare un giusto prezzo al denaro. Un giusto prezzo al denaro sul criterio dell'indennità di rischio. Perché se io ti do dei soldi per aprire un'impresa, puoi farcela, puoi non farcela. E se non restituisci, io mi impoverisco. Ma se io voglio aiutare altri, allora è necessario che sul denaro che do a te abbia un'indennità di rischio e quindi un interesse che mi permette di poter allargare il mio aiuto per creare impresa. I monti di pietà erano questi. Le banche lavorano su questo. Le banche che funzionano. Poi ci sono le speculazioni, gli arricchimenti indebiti, i vantaggi personali o di gruppo, o anche una miopia, anche tecnica, fare denaro a breve il più possibile senza tenere conto degli esiti futuri e quindi separare la politica finanziaria da quella produttiva. Oppure finanziare in perdita, creare un consumatore insolvente. Ecco, capite bene, non la ricchezza, ma il giusto equilibrio tra il più e il meno. Aristotele lo sapeva. Ma sapeva anche che gli interessi personali, il desiderio selvaggio e desiderio antagonista, perché vuole senza dare. Allora in questo senso aveva ragione il Vangelo quando diceva e dava la chiave perché la ricchezza è un pericolo, perché laddove è il tuo tesoro, lì è anche il tuo cuore.
questo è l'avaro, non è il ricco. Anzi, i grandi ricchi intanto non sono uomini di rendita, ma sono uomini di impresa. E a fronte di una logica classicamente marxista in cui il capitalista fa profitti, beh, il profitto non è una rendita, e se fa profitti lo fa per rilanciare l'impresa e quindi per creare lavoro. Non sempre il profitto è contraddittorio al lavoro, anzi è una condizione per il lavoro, perché un'azienda che non fa profitto regredisce. Ma quando questo profitto diventa rendita, appropriazione personale, allora abbiamo la divaricazione tra pochissimi ricchi e moltissimi poveri. Una volta mi dicevano impresa sociale, ma ogni impresa è sociale, perché se attiva lavoro è sociale. Poi ci può essere un interesse particolare per società marginali, andare a costruire impresa laddove tu non hai altri profitti, questo può dire, oppure imprese che devono soddisfare ad urgenze particolari, però ogni impresa è sociale. E quindi, contrariamente all'antica vulgata marxista, e qui sono d'accordo con Schumpeter, l'imprenditore è un lavoratore. Non è meno lavoratore di quelli che fa lavorare o che lavorano con lui. È chiaro che se fa la cresta e si appropria indebitamente del lavoro, allora non è ricco, è avaro. E come Anania andrebbe fulminato. Ecco, capite bene come allora bisogna rivedere il nesso giustizia-povertà, perché se la ricchezza non è un male, la povertà è un male. Eppure si celebra la povertà. Si celebra la povertà. Per molti aspetti la povertà è un bene se è sobrietà, cioè se non è spreco, ma certo, non è povertà. Ecco un nuovo dilemma. La povertà è un bene? Non lo è affatto. Beati i poveri. Bene, c'è un passo del Vangelo non molto conosciuto che mette le cose abbastanza in chiaro. E questa celebrazione della povertà, questa carità pelosa, in genere l'hanno fatta ai ricchi per salvarsi l'anima dando qualcosa ai poveri. Quando Gesù entra nella vita pubblica, va nella sinagoga di Nazareth e, come era uso nella tradizione ebraica, prende il rotolo di Isaia e lo apre e legge: lo spirito del Signore è sopra di me e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il tempo è venuto, sono io che porto il lieto annuncio ai poveri. E che consiste questo lieto annuncio? Come siete bravi a essere poveri?
come siete virtuosi a essere poveri? No, è lieto annuncio ai poveri, vuol dire proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. I poveri sono i primi perché quelli per cui è più urgente mettersi in moto a liberarli. Sono i primi non in quanto poveri, ma in quanto hanno bisogno più di altri di essere liberati. Quindi non è la povertà un bene, è operare per svincolarli dalla povertà. Paradossalmente direi per farli diventare ricchi. Fino a un legittimo spreco. Perché il primo miracolo di Gesù è quello delle nozze di Cana, quando trasforma l'acqua in vino, e soprattutto alla fine del pasto. È l'abbondanza, non la fame. La povertà cristiana è tutt'altra cosa, ma non ne parlerò io stasera perché esigerebbe un altro tipo di relazione. Però queste stesse cose che dico io le ha dette in un suo intervento anche il Papa. Ma le dice il Vangelo, non c'è bisogno. I poveri sono i primi perché quelli più meritevoli di liberazione. Perché se non fosse così, se il senso del Vangelo non fosse questo, beh, non si potrebbe non dare ragione a Nietzsche, il quale dice che i privilegiati di Gesù sono i poveri idioti, malati, donne, bambini, comprese le prostitute. Il cristianesimo è un giudizio contro tutto ciò che è bello, potente, ricco. È il folle orgoglio che trova piacere nella più sottile umiltà. Se il primato dei poveri non fosse nel senso che ho detto io, avrebbe ragione Nietzsche. C'era un aristocratico inglese francese dell'Ottocento, cattolico, il quale diceva: ma se non ci sono i poveri, come faccio io ad andare in paradiso? Avete capito come il parametro evangelico è stato ribaltato. Ma qui una ultima considerazione. Perché c'era anche una legittimità in questa consapevolezza dell'urgenza della fame. Noi abbiamo due versioni della beatitudine relativa alla fame, quella di Luca e quella di Matteo. Ecco, vale la pena fare questo parallelo, dove la differenza sembra piccola ma è strutturale. La redazione di Luca dice: beati voi che ora avete fame
perché sarete saziati. C'è una parola decisiva nella formulazione di questa beatitudine: voi che ora avete fame. Cioè, dire Luca intende la fame proprio nel senso materiale della fame, o quantomeno dell'indigenza, e quindi sente l'urgenza. Beate voi che avete fame, perché sarete saziati. Dobbiamo muoverci, non abbiamo tempo da perdere. E quindi molte volte ci deve essere l'impellenza. Tra l'altro in Luca il modello è apocalittico, perché tra l'altro dice: e voi che siete sazi avrete fame. Quindi c'è questo ribaltamento delle sorti. Ma soprattutto è l'urgenza. E quindi anche noi nella nostra vita molte volte dobbiamo compiere un atto di giustizia, hic et nunc, ora. Non possiamo aspettare che si faccia una legge, no? Che si modifichino le istituzioni. Noi ci troviamo dinanzi a urgenze e quindi dobbiamo trovare soluzioni immediate e molte volte anche unilaterali. Non possiamo attendere. Se arrivano i migranti possiamo pensare come sistemare il problema, ma c'è un'urgenza, una pressione. Allora Luca ora, beati voi che avete fame perché sarete saziati, cioè anche qui è chiaro, beati perché sarete saziati. Avete fame, siete beati perché sarete saziati, non perché avete fame. E la versione di Matteo è diversa e ci permette di sviluppare più analitiche e conseguenti riflessioni. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Qui vedete non c'è ora, ma c'è fame di giustizia. In Luca non c'è. Beati coloro che hanno fame concreta, materiale, diretta, perché saranno. Qui no, beati coloro che hanno fame di giustizia. E aggiunge anche un'altra parola: sete. Perché la fame è contenibile, la sete no, è spasmodica. Sete di giustizia, quindi non la fame immediata, ma la ricerca della giustizia, perché soltanto instaurando la giustizia toglieremo la fame, anche quella materiale. Allora la fame di giustizia vuol dire assegnarsi un compito. Fin quando c'è fame, io cerco la giustizia, perché la fame consegue all'ingiustizia. E allora qui la diuturnitas, ecco la perseveranza. Ogni giorno, ogni momento io devo cercare la giustizia, anche dinanzi alla disillusione, anche dinanzi all'ingiustizia che dilaga intorno a me, la devo cercare la giustizia. Questo è il compito, è il compito della mia vita. Fino al martirio, perché c'è l'ultima beatitudine di Matteo che dice appunto che coloro che si sacrificheranno per la giustizia
saranno i martiri della giustizia. Allora, un compito diuturno, e quindi una legge, un obbligo, un dovere. Allora, diciamo che in Matteo non è tanto rilevante chi è beato, ma come bisogna agire per avere parte di questa beatitudine. Si ha un ruolo nel mondo e bisogna sostenerlo con le buone opere. Esercizio discreto, quotidiano e soprattutto ignoto. Forse il mondo regge perché tanti senza nome sono giusti. E ne sono convinto, perché in caso contrario questo mondo